Fiore in extremis salva la Vastese dalla quarta sconfitta consecutiva. Leonetti apre su calcio di rigore, poi gli ospiti trovano il pareggio e il momentaneo gol vittoria che sfuma solo nel finale grazie alla caparbietà dei locali. Ma andiamo per ordine, mister Montani si affida al solito 4-3-3, assente per infortunio Giampaolo. Negli ospiti mister Galloppa va in tribuna per squalifica, al suo posto in panchina va Abbondanza. La Vastese parte bene al secondo colpo di testa di Del Duca che va altissimo. Al quinto minuto Selva pasticcia da dentro l'area di rigore sulla pressione di Bernardi. Del Duca spazza, la palla arriva a Moroni che calcia senza trovare la porta e si infortuna. Minuto 19, Sciba fa da sponda a Leonetti che conclude a lato dal limite dell'area di rigore. Al 25esimo continua il duello del numero 11 con il portiere ospite che respinge goffamente in angolo. Al 29esimo Del Duca lancia in profondità l'attaccante barese che viene steso in area di rigore da Corvino. Il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto, da rivedere a rallenti il contatto tra i due. Leonetti spiazza Battistini e sigla l'1-0. Minuto 35, uno scatenato Leonetti trova la rete del 2-0 con un tocco morbido, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo sul numero 5 in maglia giallo-blu. Al 37esimo sempre il numero 11 tra i più pericolosi, tutto solo davanti a Battistini, spara alle stelle. La risposta degli ospiti arriva al 44esimo con una conclusione deviata in angolo di Bernardi. Sugli sviluppi del corner il neoentrato Gabrielli svetta di testa e segna il gol del pareggio. Aveva da poco preso il posto dell'infortunato Bencivenga. Al 46esimo il Sant'Arcangelo sfiola la rete del sorpasso con Fuchi che si fa murare la conclusione ravvicinata da Selva. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa Leonetti al terzo si gira e conclude, tutto facile per l'estremo ospite che blocca. Al quinto ancora Vastese, ma Capelluppo la piazza senza grande convinzione. Minuto 8, Selva tiene a galla i biancorossi respingendo con i piedi la conclusione di Moroni, occasionissima per gli ospiti. Al 13esimo cambia il risultato, Pescatore, anche lui da poco entrato, si incunea nella difesa locale con un diagonale castiga le estremo di casa. 2-1 per il Sant'Arcangelo. Al 15esimo azione fotocopia con Falomi che, scattato in profondità su assist di Bernardi, si divora il gol del 3-1 grazie a un super intervento del portiere di casa. Al 24esimo primo sussulto di Capitan Fiore che con un tiro cross mette in difficoltà Battistini. Minuto 26, ancora messa male la difesa biancorossa, Moroni lancia Guidi che calcia senza convinzione. Al 34esimo tripla occasione per la Vastese, Stivaletta prova la torsione di testa che viene respinta in angolo. Sugli sviluppi del corner Leonetti scarica un missile che si infrange sulla traversa e poi Capelluppo la piazza senza dare forza e precisione. Minuto 43, Leonetti imbeccato da calcio di punizione la spara in curva d'Avalos. Continua il forcing della Vastese con Sciba che di testa la mette di poco a lato. Al 49esimo crolla il fortino ospite. Rimessa laterale, sbardella, spizza e Fiore incorna di testa siglando il 2-2. E questa l'ultima azione della gara che termina in parità. La Vastese dunque agguanta un punto importante per il morale e per la classifica, visto come si era messa la partita. Il Sant'Arcangelo invece mastica amaro dopo aver assaporato per lunghi tratti il gusto della vittoria e dei tre punti che mancano ormai da diverse giornate. Mister Montani, una Vastese che era partita bene, poi è venuto fuori il Sant'Arcangelo, e, insomma, alla fine siete riusciti a riprenderla. Sì, anche questo, ancora una volta i ragazzi hanno sfoderato una prestazione assolutamente di gran cuore, perché vi assicuro che non era semplice. Purtroppo la partita ha vissuto un po' di alti e bassi durante i 95 minuti, perché nel primo tempo, dopo aver fatto il primo gol, c'è stata la seconda palla gol e la potevamo chiudere e non l'abbiamo chiusa. Poi abbiamo preso gol e lì è venuta un po' di paura e quindi hanno preso campo loro, però riprenderla al 95esimo non era semplice. Continuate a creare tanto e a non concretizzare. Sì, purtroppo sì, questa ci capita molto spesso. Spero che ci mettiamo, lavoriamo tutti i giorni, vedo i ragazzi stanno con me, si impegnano, si applicano. Speriamo che quanto prima giri il vento e magari qualche azione in meno entri più qualche palla.
Mister Galloppa, siete stati bravi a riprenderla, peccato poi nel finale. Abbiamo preso gol sul fischio finale, peccato. Peccato, e non lo so, purtroppo ci è già successo più di una volta, e dobbiamo essere più forti, più bravi, crescere alla svelta perché siamo una squadra giovane e dobbiamo essere più smaliziati in certi momenti, più furbi e più cattivi quando c'è da chiudere la partita. Abbiamo sbagliato 3 gol a tu per tu col portiere, che sarebbe stato il 3-1. E purtroppo il calcio ci sta punendo tanto ultimamente, e mi dispiace perché come impegno io so che danno tutto, però l'impegno solo non basta, ci vogliono anche altre qualità che dobbiamo mettere dentro. La corsa verso la salvezza si fa sempre più difficile. Sì, la corsa verso la salvezza sarà dura fino all'ultimo, e noi dobbiamo rimanere vivi come atteggiamento, come intensità, e poi faremo i conti a fine campionato.